tutti e ben ritrovati. Oggi sono seduto fermo con la mia libreria alle spalle perché la Envy News di oggi la dedico a un libro. È un libro che è uscito in libreria lunedì, quindi questa settimana, del quale ho avuto la fortuna di curare la prefazione per l'edizione italiana. Il libro è questo, lo vedete al contrario perché il telefono in modalità selfie specchia le immagini, ma potete leggere Piccolo manuale di resistenza contemporanea. E l'autore è un grande autore francese che sempre più sta catturando l'attenzione mediatica in Francia, ha un successo incredibile, che si chiama Cyril Dion. Cyril Dion è noto anche in Italia. Tra le sue produzioni più fortunate c'è un documentario che ha vinto il premio César, che si chiama Domani, Demain in francese, Domani in italiano, che è anche diventato un libro. Ha anche scritto un romanzo e poi appunto è uscito questo, prima in francese, adesso in italiano, da pochissime ore, Piccolo manuale di resistenza contemporanea. Storie e strategie per trasformare il mondo. Io l'ho trovato molto interessante perché Cyril Dion parte dai dati scientifici. Lui non è uno scienziato, potremmo dire appartiene a quella sfera delle scienze umane, quindi un'attenzione alla sociologia, alla psicologia, e utilizza i dati per cercare di capire che cosa sta accadendo e capire se e come invece si può invertire la rotta. Mi lega qualcosa Cyril, perché lui nel 2014, se ricordo bene, o forse prima 2008, nel 2008 ha fondato un'associazione insieme ad un collega che si chiama Colibri. Ed è proprio attorno al colibrì, sapete, una delle narrazioni che più mi entusiasmano e che più racconto, è proprio attorno a questo concetto del colibrì, dell'ognuno può fare qualche cosa, che ruota tutta la narrazione di questo libro. E potremmo dire che Cyril ci invita a capire qual è il nostro ruolo all'interno della società per riscoprirci appartenenti alla società stessa in un equilibrio tra ruolo del singolo e ruolo della comunità. Davvero trovo azzeccate moltissime dei suggerimenti che Cyril ci dà, a partire soprattutto, sono molto legato al capitolo 5, che si chiama Costruire nuove narrazioni. Perché secondo Cyril Dion tutto nasce dal racconto e distingue la storia dal racconto, il narrare, il raccontare, il perdersi in una storia e riuscire a portare a sé l'uditorio, perché più siamo convincenti nel raccontare e nel narrare, e più persone saliranno su questa barca che deve cambiare rotta. E Cyril lo fa partendo proprio da come oggi la società. Oggi la società risponde alla logica del consumismo, a una logica produttiva del produrre, del consumare, del buttare. Il consumismo non è che una risposta ad un immaginario che è stato costruito negli anni. Cioè ci siamo convinti che quello è il meccanismo che fa funzionare la nostra società. Non è un dato oggettivo, è una narrazione che ci è stata fatta e che noi stessi abbiamo contribuito a fare negli anni. E allora da questo assunto, se consideriamo questo assunto, possiamo semplicemente cambiare la narrazione, cambiare il racconto, dirci che non è che scavando la roccia
producendo qualcosa, utilizzandolo e buttandolo, noi viviamo meglio. Ma al contrario, magari è riusando le cose, imprestandocele, facendo insieme ad altri delle cose, riuscendo ad essere più efficienti, a costruire un'economia della relazione, passando il nostro tempo a studiare, a leggere, a scrivere o a camminare tra le montagne. E questo semplicemente vuol dire cambiare una narrazione, rendendo luminescente, colorato, lucido come un grande centro commerciale altri siti, perché altrimenti se non cambiamo questo tipo di narrazione saremo sempre attratti da quello che riteniamo che il nostro cervello ritiene essere migliore, più bello, più attraente. E quindi trovo molto convincente, ripeto, questo libretto, piccolo manuale di resistenza contemporanea per Edizione Ambiente, cercatelo in libreria, se no mi scrivete via Messenger, via mail, come ritenete, e sarò felice di farvene avere copia, magari risparmiando anche qualcosetta. E, come sempre, come sapete, io tutto ciò che faccio lascio i miei contributi, piccoli contributi ad AICA, l'associazione per sostenere la loro attività. Quindi, come dire, se poi lo prenotate da me, fate un'azione win-win. Piccolo manuale di resistenza contemporanea, Cyril Dion per Edizioni Ambiente, in libreria da questa settimana.